Nel mio mondo ideale, che poi nel caso specifico mio personale corrisponde anche con il mio mondo reale, io dovrei essere in grado la mattina di alzarmi nel posto del mondo che più preferisco ed essere in grado da lì di gestire tutti quelli che sono i miei affari economici. E questo oggi è possibile, insomma, per motivi banalissimi che tutti di voi ormai conoscete, perché prima, 20 anni fa, chiaramente con internet questo non era possibile. Oggi, in cui si assiste ad una digitalizzazione spinta dei servizi e in qualsiasi settore, direi, senza nessuna differenza, esiste la possibilità e secondo me la necessità di staccarsi perlomeno in parte con il proprio territorio di nascita. Cioè, che cosa vuol dire? Che se io nasco in Italia piuttosto che se io nasco in Guatemala, quindi guardiamo anche i paesi più svantaggiati, se vogliamo, dell'Italia, anche se ormai ne sono rimasti veramente pochi, io dovrei essere in grado di decidere come gestire i miei affari e di decidere a quale imposizione fiscale, economica, finanziaria sottostare. Cioè, io non sono prigioniero del paese in cui nasco e tendenzialmente non sarò prigioniero mai di nessun paese nel quale andrò a trasferirmi. E questa deve essere è un concetto che molti danno per scontato, no? Dice: io nasco in Italia, sono italiano, va benissimo, ma non confondiamo l'attaccamento alla cultura, alle tradizioni, la nazionalità e la cittadinanza, che tra l'altro è un concetto civilistico, con la gestione degli affari fiscali del proprio business. Per quale motivo io dovrei sottostare al 40-50% di pressione fiscale overall in Italia al PIL semplicemente perché io sono nato in Italia, no? Per il resto della mia vita, e perché contemporaneamente il mio collega che è nato a Malta, che è nato a Cipro, che è nato in Portogallo, che è nato in tutta l'est Europa, ma se vogliamo anche in paesi occidentalizzati come l'Italia, quindi negli altri paesi del G7 che magari anche a parità di tassazione però danno agevolazioni sulla qualità dei servizi alle imprese, e allora per quale motivo poi io mi ritrovo all'interno di un mercato che ormai è evidentemente mondiale a fare i conti con una competizione che è evidentemente alterata, perché gli strumenti che sono in mano mia, a mia disposizione di imprenditore italiano, in un mercato tra l'altro in piena recessione, non sono sicuramente quelli del mio collega spagnolo, del mio collega francese, del mio collega tedesco, eccetera, eccetera. E questo non perché ci sia un'ingiustizia sociale, ma perché esiste un mercato che ne crediate, tendenzialmente è soltanto in minima parte l'espressione dell'ingerenza dello Stato, a seconda evidentemente del tipo di nazione, ma non senza entrare, insomma, in discorsi di politica economica monetaria o fiscale. Quello che mi interessa dirvi oggi è questo: che noi siamo in teoria, ma anche in pratica, liberi di gestire i nostri affari e relativamente la nostra vita personale, che dipende in parte da noi, ma al 50% evidentemente dal nostro partner, nella misura in cui decidiamo di farlo. Quindi oggi esistono una serie di strumenti, una serie di possibilità, varcati il confine italiano, impressionanti. Esiste la possibilità di azzerare la propria imposta personale, così come quella di ridurre praticamente allo zero l'imposta l'imposta sulle mie società, e esiste la possibilità, raddoppiando automaticamente il fatturato, cioè superando il confine italiano, dal giorno dopo io ho raddoppiato il mio fatturato, perché chiaramente l'imposizione fiscale passa dal 50 allo 0, comunque in percentuali vicine allo 0, allora vi rendete conto che quel 50% in più di fatturato mi permette A. di crescere più velocemente, B. di investire in infrastrutture, in servizi che possono aumentare la produttività del mio business, C. di assumere dipendenti, D. evidentemente, se vogliamo, anche di acquistare più tempo per me stesso e raggiungere la possibilità di una vita migliore, cosa che oggi vedo i miei clienti italiani, quindi quelli che non hanno ancora deciso, con cui stiamo studiando le possibilità che ci sono all'estero, di non riuscire a fare. Cioè, oggi per spingere un'impresa italiana in realtà tu devi sacrificare quelli che sono i tuoi affetti personali, per cui o sei single e fai la tua vita completamente solo, o devi comunque trascurare gli affetti familiari, quelli della tua famiglia, quelli dei tuoi figli, perché se devi lavorare 14 ore al giorno per poi pagare il 50% quando ti va bene, perché in realtà l'imposizione poi reale va dall'80 al 120% sulle imprese, fin da un punto di vista finanziario, considerato gli acconti, evidentemente è una follia. Ecco, oggi esiste la possibilità di evitare tutto questo, di mantenere però rapporti commerciali e affettivi con l'Italia, anche la possibilità di poter tornare, perché se andiamo via evidentemente non siamo prigionieri dello Stato in cui ci trasferiamo, e allo stesso maniera quando torniamo poi in Italia non ci saranno barriere di nessun tipo ad attenderci. E al di là del discorso italiano, il punto è questo: esiste una serie di strutture, una serie di strumenti fiscali, finanziari, economici, là fuori, superato il confine, che ci danno la possibilità di gestire
la nostra vita in maniera assolutamente flessibile e raggiungendo dei traguardi che chi rimane nello stesso posto non diversificando il proprio paniere, cioè investendo tutti i propri asset, le proprie risorse all'interno della stessa nazione, non ha. Io mi occupo di questo da ormai 15 anni e appunto nell'arco dei miei studi di diritto tributario nazionale e internazionale sono venuto a conoscenza, o io stesso diciamo abbiamo strutturato insieme con i miei colleghi, con il mio network di professionisti in tutto il mondo, abbiamo implementato una serie di strutture, abbiamo scoperto più che altro, come dire, implementato e connesso una serie di strumenti fiscali, finanziari, economici che assicurano una flessibilità enorme e una libertà automaticamente impressionante, che oggi non è concessa in Italia e, se vogliamo, nella gran parte dell'Europa occidentale. Mixando, usufruendo di quelle che poi in realtà sono le libertà fondamentali previste anche dal trattato di funzionamento sull'Unione Europea, quindi libertà di stabilimento, libertà di prestazione di servizi e libertà di circolazione delle merci e delle persone, evidentemente esistono degli strumenti giuridici assolutamente legali e ultra riconosciuti worldwide che ci permettono di raggiungere un livello di flessibilità a cui probabilmente non abbiamo mai pensato, perché appunto, lo ripeto per l'ultima volta, nasciamo in Italia e tendiamo a credere che tutto il nostro mondo debba svolgersi qui per sempre. Non sto parlando di rinunciare alla propria cultura, di rinunciare alle proprie tradizioni, sto semplicemente suggerendo di aprire gli occhi e girarsi a 360 gradi intorno al mondo. Di queste tecniche, di queste strutture, di queste possibilità, di questi strumenti parleremo a maggio, il 31 di maggio a Milano, al centro di Milano, e per acquistare il biglietto di questo evento che si chiama appunto Internazionalizza te stesso, perché parleremo di quali sono poi le reali possibilità, no? Perché in realtà è molto più concreto le possibilità che ci sono di quelle che potete anche solo intravedere. Il 31 maggio a Milano, cliccate al link sotto o al link sopra a seconda del social dove verrà postato questo video, e acquistate gli ultimi biglietti rimasti per l'evento Internazionalizza te stesso. Ci saranno ospiti, ci saranno colleghi da tutto il mondo e verranno discorsi tutti questi temi che possono davvero cambiare la vostra impostazione di business e di vita. Mi raccomando, ci vediamo presto a Milano il 31 maggio alle 7. A presto.